siamo ancora in miniera, o meglio, questa cavità che mi sta regalando così tante belle soddisfazioni, a cui una discreta quantità di ferro che mi tornerà molto utile per riparare l'armatura che già ho costruito. In compenso, da qualche parte sento che ci sono scheletri e credo che li sentite anche voi. Ora devo solamente capire da dove cazzo arriva questo rumore di ossa e cercare di non scavare proprio in quella direzione, almeno per il momento. E tanti saluti al cazzo, si è rotto anche il piccone. E va bene, devo farmi un piccone di pietra, almeno per poter continuare. Dove ho messo la pietra? Ah, ecco. Speriamo di farlo durare un po' sto cazzo di piccone. Allora, qui ci vuole una luce. Che cazzo? Figlio di puttana! Cazzo, sta che mi cazzano bene. Allora. Le frecce ce l'ho. Uno. Due. Tre. Sora, capisci? Io non ricordo. Poi non c'è un che cazzo. Secondo me è meglio che vada a compiere il culo a tutti quelli. Ah, una freccia. Ci sta qualcuno? Sì, ci sta qualcuno. Ci sta uno spagna di merda. La spada, la spada! E ora tocca a te, stronzo. Oh, andato. È scomparso nella roccia. Se gioco l'hanno tacciato così tanto e ancora succederà di queste cose. Strano. Beh, almeno uccidere quei tre coglioni è servito a farmi trovare altro ferro. Altra roccia. E ghiaia. Quando si tratta di dire l'ovvio. C'è molta ghiaia. Adesso ragazze quanta ghiaia ci sta. Perlomeno mi farò molte selce. Sì, ma finché non trovo le piume. Le frecce ne farò poche davvero. In compenso trovo ferro. E poi questa selce mi potrebbe essere utile per altre cose. Ok. Sotto va il ferro. La spedizione sta andando meglio del previsto, anche se io continuo a sentire ossa e tutto intorno a me. Fuori ancora mattina. Vabbè. Per sicurezza io preferisco chiudere, non si fa mai. 17 di ferro, cazzo, 17 porta male. Scusate un po', due a prezzo di uno. Voce un po' di carne almeno. Se non mi ricordo male, con un blocco di carbone si possono cucinare fino a 8 blocchi, se non sbaglio. Di ferro, di fondere e anche di cibo, immagino. Ma comunque tengo tanto pesce, è rimasto ancora qualche cervella di solito. Se non ricordo un po' di tempo a cucinare sto ferro, almeno vedo che cosa posso ricominciare a farmi. Perché ritengo che almeno un po' di armor mi serve. Visto la situazione. Sì, l'armatura già ce l'ho. Però si sta danneggiando in fretta e vorrei evitare di fare stronzate.
Questo mi sembra un sistema abbastanza buono, pressante. Comunque questi gradini saranno provvisori. Ho intenzione di fare un lavoro molto, prima sto facendo un po' di sperimentazione, cerco di adattarmi al niente. E vedere un pochettino che mi esce fuori. Una cosa che devo fare assolutamente è che avrei dovuto fare fin dall'inizio per evitare che quel stronzo mi arrivasse il culo alle spalle è di delimitare una zona d'azione. Allenare e la uso per tappare il buco. Questo posto offre gradevoli sorprese e anche molta sabbia. Però sto incominciando a indovinare, quindi è arrivato il momento di creare una qualsivoglia difesa. Questo dovrebbe impedire alla maggioranza dei mob di non arrivare qua. Naturalmente i ragni scavalcano. Ma i ragni sono poca cosa rispetto ai creeper e agli scheletri che sono quelli più dannosi. Allora, una cosa che assolutamente mi serve adesso sono queste torce. Per il momento 16 vanno bene, giusto per illuminare un po' l'ambiente e il recinto, perché sono sicuro che tra poco arriveranno dei ospiti. Nel frattempo, delimito meglio il territorio, almeno il maiale è pronto, mettiamo a cucinare il coniglio. Si può fare anche la zuppa di coniglio, se non mi sbaglio, però non so come si fa, qualcuno me lo può spiegare, ne sarei grato. Mettiamo a cuocere un po' di pietra, perché mi servirà per fare la padella a pressione. L'andesite ne verrà tra parecchi blocchi. Una cosa che dovrei farmi, in qualche modo, è una cesta. Ma per il momento non so se è il caso di sprecare legno. Non ho la certezza di trovarne grosse quantità, quindi per il momento sarà un po' un periodo mettiamoci sotto e continuiamo ad allargare questa caverna e vedere se offre qualcosa di positivo. Abbiamo trovato ferro, carbone. Non sarebbe male trovare altro ferro, altro carbone, magari qualche lapislazzo. Ma una vita in vita al momento sarebbero diamanti, anche se dubito di poterne trovare in buone quantità a questo livello. A meno che il gioco non impazzisca completamente e mi faccia. L'inquadratura è cambiata all'improvviso, normale. Ho operato un piccolo taglio. Ecco quello che volevo dire. Ero sicuro che un creeper sarebbe venuto a farmi vista. Quindi ho fatto bene a mettere questa difesa. E visto che il creeper sta giù, probabilmente